Siamo al Salone del Libro di Torino con il regista Luis Nero, che ci parlerà del suo prossimo film. Intanto dimmi perché sei al Salone del Libro. Beh, il Salone del Libro è sempre un luogo dove si trovano nuove idee. La lettura è forse la parte fondamentale della ricerca del regista. Prima bisogna trovare qualcosa da raccontare, nei libri c'è la possibilità di scoprire sia la realtà che il mondo fantastico, quindi il Salone del Libro è un luogo di ricerca per me. Perfetto. Il prossimo film, una brevissima cena alla storia, giusto per avere un'idea? Ma il prossimo film, che inizierò a girare a settembre, si chiama La chiave spezzata, è la storia della nuova interpretazione della datazione delle piramidi, partirà dall'antico Egitto fino ad arrivare ai giorni nostri, perché degli studi portano la datazione delle piramidi a 10.000 anni prima di Cristo. Noi su questa falsa riga abbiamo creato un thriller che porterà il protagonista in un viaggio di formazione durante tutto questo periodo storico. La sceneggiatura la firmi? Ho firmato la sceneggiatura in collaborazione con un altro scrittore che si chiama Giancarlo Guerreri ed è un progetto molto interessante. Quindi è un thriller misterioso ambientato nelle piramidi, non nelle piramidi, comunque in quel contesto lì, mistero. Sicuramente è una ricerca legata al mistero, una ricerca legata al viaggio di trasformazione che farà il nostro protagonista, e poi la cosa interessante è che Torino con il Museo Egizio è molto legata al Cairo. Infatti i rapporti fra le due città sono legati anche da un manoscritto in particolare che si chiama Il Canone di Torino. E la storia ha interessato molto degli attori stranieri, abbiamo un cast importante internazionale tra i quali Rutger Hauer, la figlia di Charlie Chaplin, Geraldine Chaplin, poi abbiamo Murray Abraham, Franco Nero e tantissimi altri attori che parteciperanno al progetto. Va bene, aspettiamo con ansia prima la realizzazione del film, magari verremmo anche a curiosare noi di prendere su pagine e a fare qualche altra intervista, e poi l'uscita nelle sale. Ringraziamo Luis Nero, Samuele Marabotto per prendere su pagine per il Salone del Libro di Torino. Ciao a tutti. Grazie. Ha ha ha.